Grazie Cristiano, proprio un saluto istituzionale, grazie dell'invito e benvenuto soprattutto i nostri due illustri ospiti all'Università di Bologna. Quindi porto il saluto anche da parte di Francesco Ubertini, rettore dell'Università di Bologna. Io ho l'onore di ricoprire questo incarico di delega al multilinguismo e all'interculturalità. Mi piace sempre dire che è la prima volta nella storia dell'Università di Bologna che c'è una delega di questo tipo, che vuol dire che il rettore dell'università investe nella visibilità e l'importanza di questo tema, la prima volta che esiste come delega. Mi piace anche dire che il rettore è un ingegnere, non è un umanista, non è un linguista, quindi uno si chiede come mai un ingegnere ha questa accortezza verso le lingue straniere. Secondo me sono due i motivi principali. Uno è proprio la funzionalità del multilinguismo in un mondo globale. Noi pensiamo soltanto al fatto economico che del PIL italiano 28% va in esportazione, commercio con l'estero è un commercio economico ma è anche un commercio linguistico, quindi le lingue servono non soltanto diciamo noi linguisti ma servono anche l'economia. Mi piace anche citare in questo ambito un detto dell'ex cancelliere tedesco Willy Brandt, in due lingue che non sono italiano. If I am selling to you, then I speak your language. Aber wenn du mir etwas verkaufst, dann musst du Deutsch sprechen. E quindi l'importanza appunto delle lingue anche nel commercio economico, diciamo. Questo è un elemento e noi come insomma, progetto multilinguismo abbiamo cercato di ampliare anche il bacino degli studenti che hanno accesso a lingue straniere, quindi non soltanto nei dipartimenti diciamo, classici di lingua e letteratura o nostra interpretazione di traduzione, e abbiamo avviato in forma sperimentale per ora per altri dipartimenti corsi di lingua cinese, lingua araba, tedesco, russo e portoghese, e hanno un certo successo anche fra gli studenti. Hanno successo fra gli studenti anche perché secondo me gli studenti riconoscono che il mondo è globale e riconoscono che le lingue sono una parte importante del mondo globale come adesso. E questo, il tema del multilinguismo credo che ci sia già nella società prima delle istituzioni per certi versi. Dicono che circa 250 lingue sono parlate correntemente a Londra, una città cosmopolita, ecco di più, mi corregge già il professor Agege. E quindi credo che le istituzioni in qualche modo scorni dietro una realtà multilinguista che c'è già, quindi è un riconoscimento diciamo, di fatto di questa situazione. Io lascio volentieri la parola a persone che mi correggono, che sanno molto più di me questo tema, e ringrazio l'invito e complimenti per l'occasione e buon lavoro. Allora, presento brevemente gli ospiti, sono onorata ed emozionata nel presentare appunto gli emeriti e benemeriti che siedono a questo tavolo, Claude Agege, già professore del Collège de France, Olivier Sabatini, già professore dell'Università di Roma III e presidente dell'Accademia della Crusca. Claude Agege, poliglotta e linguista di fama internazionale, è autore di libri che esplorano la struttura, la storia e i destini delle lingue europee, oltre a studi di tipologia linguistica e ricerche sul campo dedicate a lingue amerindiane, africane, micronesiane, dell'Oriente prossimo e lontano. Il suo impegno a favore della diversità delle lingue e delle culture è testimoniato da una serie di volumi, alcuni dei quali tradotti anche in italiano, L'uomo di parole, Storia e destini delle lingue d'Europa, Morte e rinascita delle lingue, che ne fanno uno dei testimoni più autorevoli e incisivi della lotta per la sostenibilità linguistica, per la tutela della diversità delle lingue e delle culture. Si è interessato anche al tema dell'educazione bilingue e plurilingue nel quadro sociopolitico dell'Europa. Il suo ultimo libro si intitola Les religions, la parole, la violence. Francesco Sabatini, a tutti noto, oltre che per i suoi studi fondanti nel campo della storia della lingua, per il suo impegno nella promozione del multilinguismo nell'ambito dell'Unione Europea, sua l'ideazione della settimana della lingua italiana nel mondo, promossa ogni anno dal Ministero degli Esteri, e del progetto Firenze Piazza delle Lingue d'Europa, promosso dall'Accademia della Crusca. Un'intera sezione della raccolta di saggi l'italiano del mondo moderno, saggi scelti dal 68 al 2009, è dedicata proprio all'italiano nell'Europa unita,
con contributi che affrontano sotto vari rispetti il concetto di patrimonio linguistico comune. Anche il suo ultimo libro, Lezione di italiano, grammatica, storia, buon uso, tocca tra gli altri temi anche quello del rapporto tra lingue e nazioni in Europa e dell'educazione linguistica in una società plurilingue. Non c'è luogo migliore per accogliere i nostri ospiti di questo centro di studi intitolato a un glottofilo come Umberto Eco e di questa sala di Palazzo Marchesini, di cui affreschi servono la memoria della cerimonia di incoronazione al re d'Italia, imperatore del Sacro Romano Impero, di Carlo V, il sovrano poliglotta che si vantava di rivolgersi in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese agli uomini e in tedesco al cavallo, e di regnare su un impero nel quale non tramontava mai il sole. L'oggetto del dibattito che vedrà impegnati i nostri ospiti è infatti il delicato equilibrio a livello nazionale, europeo, mondiale tra lingue diverse, ciascuna dotata di potere identitario in quanto espressione di una forte tradizione culturale e di una nazione o di una etnia, ma caratterizzate da un diverso valore economico nel cosiddetto mercato delle lingue, che vede oggi un'incontestabile egemonia della lingua inglese, sia per lo spazio conquistato come lingua veicolare negli scambi pratici, sia per lo spazio che tende a erodere in ambito speculativo come lingua internazionale della scienza. Il pensiero originale dei nostri ospiti, rigorosamente espresso nella loro lingua materna, ci porta a riflettere su alcune implicazioni legate alla tentazione del monolinguismo e alla perdita della diversità linguistica. Claude Agege, in un'opera in particolare intitolata Contre la pensée unique, si è soffermato sul rischio di conformismo ideologico che la diffusione internazionale dell'inglese comporta in quanto veicolo di concezioni ultraliberali alimentate dal mito della mondializzazione e dalla ricerca di benefici materiali immediati in una situazione di crisi economica. Contro questa uniformità, che rischia di paralizzare il pensiero critico e la creatività intellettuale fin dagli anni di scuola, Agege oppone il valore della diversità. Cito: «La diversità è nella natura delle cose, come in quella degli esseri viventi. Non esiste specie animale o vegetale che non sia risultato di una lunga evoluzione, caratterizzata da una serie di diversificazioni. Tantomeno esiste una società umana la cui storia non abbia conosciuto una serie di cambiamenti che hanno portato a nuovi equilibri e alla creazione di nuove istituzioni. Non esiste lingua, infine, in cui lo stato presente non sia succeduto a un altro precedente, che a sua volta era il risultato di una biforcazione a partire da una lingua antenata, a sua volta derivante da una biforcazione antecedente e così via. Tutto, nel mondo in cui viviamo, è all'insegna della diversità». Anche Francesco Sabatini, come Claude Agege, si è speso e continua a spendersi non per la difesa della lingua nazionale, ma per il potenziamento del patrimonio linguistico individuale e il miglioramento della comprensione interlinguistica, incluso il rapporto con una lingua invadente come l'inglese. In un saggio in corso di stampa, intitolato Italiano lingua prima oggi, si è soffermato sulle implicazioni educative delle scelte linguistiche, mettendo in luce i rischi connessi con atteggiamenti di snobismo linguistico e di emulazione provinciale, molto diffusi nel nostro paese, che portano anche a livelli istituzionali alla svalutazione dell'italiano come lingua di scolarizzazione, con risultati di impoverimento espressivo che sono stati e sono oggetto di denunce allarmate e di appelli. Senza negare l'esigenza di dotare chi esce dalla scuola di una o più lingue diverse dalla sua lingua prima, spendibili anche nel mercato del lavoro, Sabatini ha riaffermato l'importanza di mantenere salda la pratica e la riflessione sulla lingua prima in quanto lingua vissuta, dotata di calore culturale, avente un ruolo centrale nello sviluppo cognitivo e relazionale degli individui. Cito: «Sarà sempre più necessario attingere questo calore alla lingua con la quale ognuno di noi è entrato effettivamente nel mondo, non solo attraverso le parole che nei primi anni di vita ci trasmette la famiglia, ma attraverso l'opera di immensa mole che la scuola compie su di esse, specialmente quando ci rivela e ne utilizza lo spessore che lungo i secoli hanno acquistato per merito di poeti, scienziati, ricercatori in ogni campo del pensare e dell'agire. Qualunque spazio d'uso pratico questa lingua abbia conquistato presso gli altri popoli». Di Sabatini vorrei anche ricordare, in un'Italia sempre ostaggio di tentazioni separatiste, la posizione nei confronti dei dialetti, un patrimonio di cui si vuol fare un cattivo uso. «Il dialetto si impara, non si insegna», è il titolo di un suo saggio del 2009. Ricordo inoltre gli interventi equilibrati, perché pervasi di coscienza storica, a proposito del permissivismo o lassismo che porta gli italiani ad accogliere e diffondere anglismi o anglicismi in misura certamente maggiore rispetto a ogni altra lingua europea.
tutti i temi questi sui quali avremo occasione di tornare durante il dibattito. Cedo dunque la parola agli ospiti, iniziando da Claude Agege, chiedendogli appunto di esporre le proprie riflessioni sui due temi che saranno oggetto oggi di dibattito. Grazie. Quanto tempo posso parlare? Direi una mezz'ora piena. In contrasto col panegirico che le piace alla cara e eminente cristiana intessere sul mio capo, vorrei dirle qualche cosa. El scienze è lì e insegna dai professor. I professor i fanno lezione all'università. L'università le tintere in un bel palazzo. Amen in foot. Che è molto volgare, vuol dire me ne frego. Men in foot, in francese è lo stesso, je m'en fous. Lo stesso, per dire me ne frago. Anchan flis. Anchan dimongi flis. Per questo esordio dialettale, bugnais, mi sono ispirato del meraviglioso libro pubblicato da Santarini, Nuovissimo vocabolario del dialetto bolognese, che ho comprato qui qualche anno fa. Conosci questo libro, no? Va bene. Mi piace parlare nomadizzato. L'animalizzazione era il destino della specie umana. Abbiamo sempre nomadizzato, come lo sanno. Nomadizzato, capito? Capiano. Che titolo ha annunciato? La lingua prima e le altre lingue. Non c'è un'altra parte del titolo? Quale politica linguistica? Per l'università e la scuola. Sì, è appunto ciò che ho scritto io stesso. Identificazione di lingua e nazione non è una legge universale. È vero che nell'impero degli Asburgo, di Vienna, dove vigeva una relativa tolleranza verso gli idiomi minoritari, si potevano contare tante nazionalità quante erano le lingue, secondo la lingua materna che gli abitanti dichiaravano nei censimenti. Ma l'Europa offre anche esempi del caso opposto. Gli scrittori belgi di lingua neerlandese, per esempio, e gli intellettuali valoni orientano la loro attenzione e la loro ricerca di un uditorio rispettivamente verso i Paesi Bassi e verso la Francia. Gli abitanti dei cantoni svizzeri di Zurigo, di Ginevra e del Ticino sentono il richiamo rispettivamente delle culture tedesca, francese e italiana. Però il Belgio è riuscito a diventare una nazione unica, malgrado le differenze di cultura e i conflitti che queste comportano. E d'altra parte il carattere flessibile, ma non meno solido, delle istituzioni federali elvetiche-svizzere ha contribuito fortemente a costruire una stessa immagine dello Stato per tutti gli svizzeri. Inoltre, a ovest come a est, ci sono comunità che, pur restando attaccate alla loro lingua, lo sono però ancora di più ad altri simboli della loro identità, come per esempio le abitudini culinarie, la gastronomia e alcuni costumi culturali. Anche i tabù culinari. L'appartenenza a una nazione si basa spesso, e sì, su una volontà collettiva, e su un sentimento di identità, ma anche su un fondamento materiale. Italiano devo dire una lingua che non ho mai imparato, poi sono da ragazzo, da piccolo, un mago di lingue,
mi sono sempre precipitato nella necessità delle lingue, senza imparare veramente scientificamente nessuna di loro. Quindi l'italiano è una lingua che indovino dal francese e dal latino. E scusi, lo parlo male, perché non l'ho imparato. Diverse ragioni possono far sì che un popolo sia meno attaccato alla sua lingua che alla sua identità nazionale. Fra le eccezioni al nazionalismo linguistico si potrebbe citare l'atteggiamento dei Andi e dei Bas, popolazioni del Caucaso nord-orientale. Molti di loro hanno adottato rispettivamente l'avaro, una lingua caucasica, e il georgiano, altra lingua caucasica molto conosciuta, perché Stalin era georgiano, lo sanno, aveva sposato una bellezza georgiana, quando è morta è diventato un gorillo. E molti di loro hanno adottato rispettivamente l'avaro e il georgiano e anche il nome dei popoli che parlano queste lingue per il desiderio di rompere il suo isolamento legato alla pratica in una lingua minoritaria che è superata dal prestigio delle altre due. Quando si pensò a introdurre il finlandese come lingua di insegnamento nelle scuole elementari della Botnia settentrionale, orientale, una parte della Svizzera, come si dice, la Svezia meridionale, che sono regioni svedesi dove vivono molti finlandesi, più della metà della popolazione si oppose protestando che il finlandese non aveva alcuna utilità per il futuro professionale dei bambini che avrebbero lavorato in Svezia, dove abitano, e che dunque era meglio mantenere l'insegnamento del solo svedese. Lì altro esempio, gli alsaziani, per quanto usino una parlata alemannica, sono attaccati alla nazionalità francese, inoltre sono quasi tutti dei perfetti francofoni. Questo tuttavia non significa che la conoscenza della lingua sia una condizione universalmente necessaria. Solo il 12% dei russi di Estonia parlano l'estone. Estone, ma la maggior parte desidera prendere la nazionalità estone. Costretti dal 1992 a sottoporsi a un esame linguistico, questi russi di Estonia protestano contro questa disposizione, sostenendo che l'attaccamento a una nazionalità non implica l'apprendimento della corrispondente lingua. Hanno ragione, naturalmente. Questo può spiegare che il Consiglio d'Europa, fondato nel 1949, precisamente perché voleva tenere in conto il brulicchio di lingue che risulta in Europa per risorgere dei nazionalismi, ha previsto l'accettazione per ogni nuova adesione della Convenzione dei diritti dell'uomo, che include il rispetto delle minoranze linguistiche, e quindi aveva rimandato in 1992 l'ammissione dei paesi baltici, proprio perché i diritti dei russofoni, che sono 38% in Estonia, 45% in Lettonia e 10% in Lituania, in quei paesi non sembravano rispettati. Vicino alla frontiera tedesco-danese, la lingua materna della maggioranza dei tedeschi del Schleswig-Holstein settentrionale, in Danimarca, è il danese, e quella dei danesi delle Schleswig meridionale, che è in Germania, è il tedesco, o una parlata basso tedesca. Questo dipende da una politica di danesizzazione da una parte e una politica di germanizzazione dall'altra. Però queste politiche non hanno cancellato l'attaccamento di una parte dei primi alla Germania e di una parte dei secondi alla Danimarca. Quanto al futuro degli stati che si sono da poco creati, la loro longevità, per quanto non esclusa, non è nemmeno garantita, quando anche fossero tutti riconosciuti dalla comunità internazionale. Nella Bielorussia, nella Slovenia, nella Macedonia, nell'Azerbaigian, che evidentemente corrispondono tutti
altre nazioni originarie sono però mai esistiti come stati indipendenti nel corso della sua storia, della loro storia, nel senso hegeliano del termine Stato. Quindi l'Ucraina e la Croazia, anche l'Ucraina e la Croazia lo sono state solo in periodi veri e isolati. Quasi tutte queste nazioni hanno sempre fatto parte di insiemi politici più vasti. Per prendere esempi più esotici, i curdi di Turchia resistono attraverso l'uso del curdo alla pressione esercitata dal turco, benché siano cittadini turchi e parli naturalmente molto bene il turco. E lo stesso per i tibetani di Lhasa, la capitale del Tibet, ma solo per coloro che parlano il tibetano e lo usano, perché la maggioranza dei tibetani non parlano, hanno dimenticato, sono tutti sinofoni, quindi hanno purtroppo dimenticato il tibetano, che è la loro lingua nazionale. Coloro molto numerosi che non parlano il tibetano e conoscono e usano solo il cinese non vogliono per questo essere cinesi e resistono alla politica di cinesizzazione esercitata dal governo di Pechino. In Camerun, in Africa, i locutori di lingue tribali resistono anche alla politica di diffusione del Hausa e del Pullo, lingue africane parlate da popolazioni molto più numerose. E nelle riserve amerindiane degli Stati Uniti e del Canada, dove sono andato, ho fatto molto terreno, i locutori di lingue Cherokee, Sioux, Iroquois, Algonchine e altre, benché siano cittadini americani o canadesi, e che parlino inglese o nel Quebec francese, fanno tutto il possibile per mantenere l'uso delle lingue amerindiane. Sanno che devo dire la lingua amerindiana, indiana d'America, questo aggettivo. Lingue amerindiane, vernacolari, vernacolare, lingua nazionale, lingua caratteristica di una nazione, si chiama vernacolare. Conoscono questo aggettivo, no? L'insegna. Sono i suoi allievi? Non tutti, no. Molto. Queste lingue amerindiane vernacolari sono minacciate gravemente, fino al pericolo di estinzione, di morte, dalle lingue europee. Insomma, per una conclusione provvisoria di tutto questo che ho detto, coloro che parlano una certa lingua non per questo sono sempre legati allo Stato di cui essa è espressione ufficiale. Le situazioni sono spesso più radicali. Quando dico spesso dovrei dire spessissimo. In molti casi si osserva un'esaltazione della lingua come bandiera della nazione. In Occidente, prima dei moti del 1848, venne conosciuti alcune nazioni che non avevano ancora ottenuto il riconoscimento desiderato, esaltavano con fervore la propria lingua. Ad esempio, un autonomista fiammingo diceva: niente è così strettamente legato ai principi essenziali di una nazione quanto la lingua del suo popolo. La lingua diffonde gli stessi modi di pensare attraverso tutte le classi sociali e permette di riconoscere la differenza tra i popoli, formando così la nazionalità. Un governo nazionale ha quindi il dovere di sostenere con particolare cura la lingua del popolo. A queste parole fa eco il famoso detto ungherese che proclama: ogni lingua è non emzes. Molto bella lingua in ungherese. Ogni lingua è non emzes, che vuol dire la nazione vive nella sua lingua, o più precisamente è nella sua lingua che vive la nazione. Le forme di questo nazionalismo variano secondo la concezione che si fa o che si ha. Farsi o avere una concezione che si ha del nazionalismo stesso. Esistono almeno due forme, in contrasto l'una con l'altra. Per i capi dei paesi più potenti,
Il nazionalismo significa espansione e, nell'ambito della lingua, universalismo, ma per le minoranze prende la forma della dissidenza e della lotta per affermare la propria identità contro quella pressione. Il collasso del comunismo, annullando gli effetti dei trattati di Versailles e di Yalta, riporta l'Europa adesso alle lacerazioni del XIX secolo. Spesso si sente dire che si tratta solo di passioni tribali e di delirio idiosincratico. Ma in realtà si disconosce una semplice verità. Mentre nell'Europa centrale e occidentale, dove le differenze di usanze e di confessioni non sono molto pronunciate, la lingua ha preso un ruolo preponderante nella definizione delle relazioni, caso di paesi oggi ben unificati, Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo. Invece, a molti popoli dell'Europa centrale e orientale, la storia non ha permesso di vivere il loro destino nazionale. Le differenze linguistiche vengono ancor più esaltate quando sono l'unica discriminante. All'inverso, quando c'è una quasi identità di lingue, ma importanti differenze culturali e storiche, la situazione può degenerare in un conflitto. Così, mentre nel vecchio impero ottomano, greci, turchi, armeni, ebrei si distinguevano nettamente gli uni dagli altri, perché oltre alle lingue avevano diverse religioni e diversi costumi, invece un esempio impressionante del nazionalismo linguistico è quello che si può osservare nell'ex Jugoslavia. Lo conoscono, no? Molto conosciuto, per dopo le partigiani. Si vede in questo caso, dell'ex Jugoslavia, che la comunanza di lingua non è sempre capace di riunire le popolazioni. Benché la loro lingua sia rimasta più o meno la stessa, coloro di Zagreb dicono che non è la stessa affatto, però è più o meno la stessa, a Belgrado e a Zagreb, malgrado ciò che affermano, per nazionalismo puro. Benché la loro lingua sia rimasta più o meno la stessa attraverso i secoli, la differenza delle vicende storiche durante la lunga separazione ha permesso ai croati e ai serbi di trovare nell'unione, che pur avevano desiderato, le condizioni di una vita nazionale in cui ciascun popolo potesse realizzarsi pienamente. Gli avvenimenti del 1991-92 in poi mostrarono che la loro solidarietà era fittizia, per quanto questo possa essere spiacevole. Lo diceva il nome stesso di Jugoslavia. Sanno che Jug, il sud di Jugoslavia, vuol dire il sud. Quindi in ucraino, in russo, in polonese, in ceco, tutto. Jug è la nozione del sud. Jugoslavia sono gli stati del sud. Quindi lo diceva il nome stesso della Jugoslavia, che, come quello della Cecoslovacchia, nasconde una eterogeneità che nel 1918 si è preferito ignorare. Infatti, il 44% di musulmani slavi islamizzati, il 32% di serbi e il 18% di croati di Bosnia e Erzegovina parlano tutti serbo-croato, eppure i nazionalismi si sono scatenati in conflitti sanguinari. Nonostante le speranze iniziali, il comunismo non è riuscito, purtroppo, né in Unione Sovietica né in Jugoslavia a superare in un ideale di unità i particolarismi alimentati dal passato. I nazionalisti croati sottolineano che usano l'alfabeto latino e non il cirillico, lo sanno, che sono cattolici e non ortodossi, e che guardano verso l'Occidente e non verso la Russia come lo fanno i serbi. Il governo di Zagreb chiede, da Zagreb, la capitale della Croazia, chiede da parte dei linguisti la creazione di una norma croata tanto differente dalla norma serba quanto possibile. Per dare la mia opinione personale, totalmente illusoria, però è ciò che voglio, per il nazionalismo. È probabile che nell'Europa di domani la lingua comune sarà quella delle istituzioni sovranazionali, ma anche quella degli organi con una funzione transeuropea.
se verranno creati polizia, amministrazioni commerciali, dogane, trasporti internazionali, mezzi di informazione di massa a livello continentale, fra cui la stampa scritta, radiofonica e televisiva, probabilmente anche un'università europea e soprattutto l'esercito. Perché? Perché le autorità competenti potrebbero un giorno decidere che il plurilinguismo europeo è poco compatibile con il comando militare e deve essere abbandonato se si vuole rinsaldare la politica di difesa comune. Però non è detto che queste funzioni debbano essere svolte tutte da una stessa lingua di vocazione federativa. I contrastanti destini del tedesco, dell'inglese e del francese rendono evidente la diversità delle loro missioni. Ma soprattutto, l'impiego di una lingua comune europea non significa affatto erosione delle differenze e ancor meno scomparsa delle altre lingue. Al contrario, l'esperienza insegna che una lingua comune, come l'inglese, si impregnerebbe delle altre perché sarebbe necessariamente lingua seconda in tutti i paesi europei, salvo la Gran Bretagna. La lingua materna domina da sola nell'uso quotidiano e nella vita privata. Ma è anche importante che sia conosciuta fuori dalle sue frontiere. La sola soluzione che rende giustizia al legittimo desiderio che ciascuno ha di usare la propria lingua nel proprio paese e che la conoscano gli stranieri che vi si recano. In altre parole, bisogna che più europei possibile imparino più lingue europee che possono. Soltanto quando avranno saziato il loro desiderio di essere se stesse, allora solamente forse le nazioni dei paesi dell'est di Europa, come quelle di Turchia o di Cina, potranno vedere o rivedere il senso di un'aspirazione sovranazionale. Senza questa condizione, la sete nazionalista non soddisfatta può solo diventare più forte e il modello occidentale rimarrà inutile a causa del divario cronologico. È vero tuttavia che la comunanza di lingua fra popoli differenti e reciprocamente opposti della storia può produrre finalmente una situazione positiva. Per esempio, dato che il russo da una parte e il serbo-croato dall'altra parte sono ben conosciuti non solo rispettivamente dai russi e dai serbi e croati, ma dai popoli vicini anche che non li parlano come lingua materna, ci si può aspettare che questa comunanza di lingue favorisca un giorno la libera ricerca di una nuova confederazione malgrado l'antagonismo violento di oggi che osserviamo. Inoltre, l'attaccamento alle culture nazionali è tanto più violento quanto più è difficile la vita e meno accessibile la libertà. Perciò il sistema per rendere meno brutali i nazionalismi, che in sé sono del tutto naturali e storicamente spiegabili, consiste nel realizzare in Europa, dove i beni, le persone e le idee possono circolare, un'Europa dove i beni, le persone e le idee possono circolare con grande facilità. Di questa verità sono sicuramente consci gli uomini politici dei paesi d'Europa centrale, anche se la loro fretta di entrare nella comunità europea si spiega in primo luogo con ragioni economiche, naturalmente. Un insegnamento multilingue è uno dei fondamenti della pace e del desiderio delle nazioni di abbattere le frontiere culturali e politiche. Quindi potrei proporre tre, quando mi resta? Un secolo. Potrei proporre tre chiavi per l'insegnamento delle lingue nella scuola e nell'università. La prima chiave è l'apprendimento precoce, che dovrebbe cominciare a 6 anni, non più tardi, perché è il momento dove il bambino o la bambina sono i più duttili, hanno le orecchie più aperte, la loro curiosità, per non dire la sua capacità di meravigliarsi, più sveglia, visto che non è ancora imprigionata
in una fortezza di, questo è il programma francese, costruita dalle abitudini, o costruita su un insieme dei saperi orientati che definisce la visione degli adulti. Così si devono insegnare, già quando la notazione grafica non è ancora conosciuta, la fonetica, non dimenticando l'intonazione, insista in sui corsi sull'intonazione, molto importante, si dimentica spesso, non dimenticando l'intonazione, molto importante, da insegnare come un gesto, io lo insegno come un gesto articolatorio, è un gesto, era un gesto da qui, articolatorio. E naturalmente i toni nelle lingue tonali asiatiche, bantu, amerindiane, parla ai suoi studenti di lingue tonali, il cinese, il thai, il birmano, sono tutti lingue tonali nelle quali per esempio la direzione di una melodia cambia e si interviene in cinese, ma un cavallo, ma è un'erba e ma è insultare, quindi non ha nessuno da vedere, sono dal punto di vista che chiamiamo segmentare le parti della pronunciazione che non sono i toni, sono le stesse parole, però la differenza è fatta dai toni, quindi nelle cosiddette lingue tonali i toni sono importantissimi e naturalmente devono essere insegnati ai poveri europei che non sanno che è una lingua tonale, salvo alcuni croati e alcuni svedesi e norvegiani hanno qualche toni, però generalmente no, non nelle lingue ufficiali. Quindi si deve insegnare la morfologia, non dimenticando l'intonazione dei toni, del mandarino, per esempio, del thailandese, del vietnamita. Il maestro o maestra deve manifestare ciò che io chiamo una tolleranza costruttiva, vuol dire deve incoraggiare l'autocorrezione dei bambini, degli alieni, le emulazioni e la partecipazione degli alunni alla dinamica acquisizione e lui o il maestro o la maestra deve insegnare all'inizio, ma solo all'inizio, frasi brevi e semplici usando un vocabolario che non esce dalle cose che può concepire un bambino. A livello dell'università si accrescerebbero fortemente le motivazioni se si facesse ricorso ai mezzi di comunicazione di massa e in particolare all'insegnamento per televisione, che è una abitudine molto conosciuta in Giappone, i giapponesi lo fanno molto e potrebbe essere la ragione per cui hanno molti poliglotti giapponesi, aiutato al fatto che il giapponese non è conosciuto fuori le frontiere da altri giapponesi. La seconda chiave che propongo è la strumentalizzazione della lingua. Che voglio dire per strumentalizzazione della lingua? Cioè lo sforzo per convincere l'alunno che la lingua che sta imparando non è un oggetto artificiale staccato dalla vita, ma il mezzo per parlare con alunni stranieri, per guadagnare nei giochi, come un puer ludens, la cui inclinazione ludica deve essere sfruttata. Nessuno ignora l'inclinazione ludica per i giochi, vuol dire, dei bambini, e quindi deve essere esportata. La terza chiave è l'immersione per mezzo di scambi internazionali massivi di maestri e maestre che viaggiano da un paese all'altro. Esempio di successo di questa politica di normalizzazione, diciamo, sono l'immersione valdostana in francese, che conoscono perché è in Italia, e l'esempio canadese degli anglofoni dell'Ontario, del Nuovo Brunswick e del Quebec. L'immersione implica naturalmente una formazione dei maestri in psicopedagogia, ma anche in linguistica. Implica anche un'iniziazione minima alle lingue materne di certi alunni. Per esempio, in Italia, in Francia ed in Germania, l'albanese, l'amarico, l'arabo, il kabila, il cinese, il portoghese, il serbo-croato, il somalo, lo spagnolo, il thailandese, il vietnamese. Non dico che i professori dovrebbero parlare tutte queste lingue, per me è una cosa che mi rende matto, perché sono un matto di lingue, però per loro non è ovvio che lo faranno, però per insegnare a
bambini o studenti cui queste lingue sono lingue materne debbono iniziarsi un minimo, un professore, a queste lingue, conoscere un minimo delle sue regole, del loro vocabolario, per poter scoprire la ragione degli errori che reside nell'uso della lingua materna male adattata alla lingua europea che sono imparati. L'immersione implica anche una ripartizione dei volumi orari fra la prima lingua della maggioranza degli alunni e la seconda lingua, per esempio due quinti delle materie scolastiche insegnate in lingua straniera. Le ore di lingua straniera liberate dal fatto che due quinti del programma sono insegnate nella mia proposizione in questa lingua stessa, permettendo di ridurre il volume orario che le è consacrato, dovrebbero essere impiegate per l'insegnamento, per quelli che lo vogliono, del latino e del greco classico nell'Occidente, dell'arabo classico e coranico nei paesi arabofoni, del sanscritto in India, del wenyan cinese classico confuciano, di Confucius, in Cina, e del giapponese classico in Giappone. Quanto ai tre quinti delle materie scolastiche insegnate in lingua materna, devono ovviamente includere la lingua e la letteratura nazionale. Per l'insegnamento della storia, il problema che si pone è che certuni considerano che, a causa del suo valore simbolico per i paesi degli alunni, la storia deve essere insegnata in prima lingua. Ma ci sono altri che pensano che, al contrario, l'insegnamento bilingue della storia aveva il potere di arricchire lo spirito degli alunni presentandogli due visioni differenti e complementari, una meno, diciamo, nazionalista che l'altra dei fatti storici. E finalmente occorre tener conto di un fattore decisivo, la facoltà di dimenticanza. Gli alunni, quando sono studenti di università, debbono mantenere la loro conoscenza della lingua o delle lingue straniere che hanno imparato usando tutti i mezzi possibili. Il programma europeo Lingua, che favorisce gli scambi di studenti e professori, è un passo in questa direzione. Ecco, signorine, signori, signori, le riflessioni che mi ispira il soggetto della lingua prima, delle altre lingue e dell'insegnamento linguistico della scuola e dell'università, e adesso ascolto le sue critiche, le loro critiche. Passerei la parola al professor Sabatini per poi lasciare un po' di spazio al dibattito. Grazie per questa occasione preziosa, per il luogo, per le iniziative di questo Ateneo, per gli incontri come questo. Per me stesso è il primo incontro personale con Claude Ajec, ne conoscevo alcuni libri, ma sentirlo esporre queste idee in questo modo è un evento. È difficile prendere la parola e esporre alcune idee sulle quali ho cercato di riflettere, vivere. È difficile perché va in tante direzioni coincidenti con alcuni spunti, eccetera. Intanto partirei da una notizia che tempo fa avevo trovato in un carteggio tra Luigi Einaudi, sapete chi era Luigi Einaudi, ogni tanto dovevamo chiedere a queste persone della nostra generazione, a voi poco noto, è stato il primo presidente della Repubblica Italiana dopo il capo dello Stato provvisorio, eccetera, quindi siamo al 49, 50, 51, grande economista, nato alla fine dell'Ottocento, insomma un grande economista, poi un grande uomo politico, capo dello Stato. Bene, nel 1918, 100 anni fa, in un carteggio con il direttore del Corriere della Sera, dichiara: non conosco neppure una parola d'inglese. Dunque, 100 anni fa, personaggio dominante nella scienza economica, quindi proprio un settore in cui le lingue contano molto, non aveva bisogno di conoscere l'inglese.
le cose in 100 anni dove sono andate? In una direzione molto diversa. Il plurilinguismo è un obiettivo, un linguismo nel quale poi si colloca anche questa particolare posizione dell'inglese, ma insomma, certo avrà saputo il francese, oltretutto era piemontese, si sa che in Piemonte il francese era importante, avrà conosciuto probabilmente un po' il tedesco, perché allora era una grande lingua di cultura non italiana a cui si guardava insieme il francese, ma non lo dico, l'ho citato in alcuni miei studi, non una parola di inglese. Dopo 100 anni qui in Italia abbiamo un panorama di fatti completamente diverso e naturalmente il suo discorso ha già illustrato pienamente, indicando anche una direzione di scelte naturalmente. Cosa si dice a voi giovani in particolare oggi? Lo dico senza accenti particolarmente critici. L'inglese è la porta per inserirsi nel mondo. È vero, ma per quali funzioni? Beh, si dice naturalmente in alcuni campi, finanza, scienza, ma dappertutto, insomma. E riflettiamo su questo tema e poi il discorso va allargato. Credo di trovarmi abbastanza sulla linea dell'altro oratore ospite di oggi. L'importanza dell'inglese è fuori discussione su un piano di comunicazione che naturalmente via via nel corso della vita, secondo le attività che si svolgono, può diventare più intensa, più specifica o restare un po' sul piano della comunicazione. Comunicazione non vuol dire soltanto chiedere l'orario di partenza in una stazione o in un aeroporto, significa anche leggere un giornale in quella lingua, avere degli scambi con persone del proprio ambiente. Ma questa polarizzazione forte su questa importante lingua che è l'inglese, che effetti può produrre? Primo, di sottovalutare in Italia, parliamo del caso italiano, di sottovalutare la capacità di usare bene l'italiano in quanto lingua prima, quindi il concetto di lingua prima, non il concetto di italiano, francese, eccetera, la lingua prima, un concetto tutto da approfondire. Perché? Perché se la tua lingua prima non è l'italiano, e visto che ti dicono dietro c'è una pressione fortissima di convinti in questa necessità, di venditori di prodotti, bisogna chiamarli così, le lingue sono oggetti che si possono vendere, corsi, vacanze, materiali, incontri, conferenze, dischi, eccetera, ci sono industrie che vendono questi prodotti e naturalmente puntano a massimizzare il profitto, ma individuato questo. Quindi tutte queste spinte verso una lingua che ha conquistato una posizione e una funzione di interscambio mondiale, in alcuni casi molto forti, in altri meno importante, spinge di fatto a non curare molto nella fase di formazione scolastica la lingua prima, perché tanto quella la parli già, perché quotidianamente la rafforzi, non occorre studiarla specificamente. Purtroppo questo avviene. Mi occupo molto di didattica dell'italiano, ma cercando di allargare lo sguardo ai problemi più generali. Cosa succede nella scuola? Che l'aggiornamento, l'ammodernamento dell'insegnamento delle altre lingue è forte. Ci sono corsi, sollecitazioni ai docenti, materiali, vacanze di studio, eccetera, ai professori di francese, di inglese, soprattutto di tedesco, di russo, di quello che si vuole. Per l'aggiornamento della didattica dell'italiano, negli ultimi tempi se ne parla, ma poi aiuti veri per rafforzare e migliorare l'effetto dell'insegnamento dell'italiano non ce ne sono, anzi si dice cosa c'è da migliorare? C'è da migliorare i presupposti scientifici
le modalità didattiche, pedagogiche, eccetera, migliorare molto. E vedete, allora qui c'è un effetto: aprire alle altre lingue, non restare nella condizione di Luigi Einaudi, oggi è importante. Ma la lingua prima, caso italiano, basta parlarla, leggere un po' di letteratura, eccetera, e non dover puntare a obiettivi di rafforzamento, di approfondimento di questo studio. Fino a 10-15 anni fa, corsi di aggiornamento o programmi di aggiornamento più specifico dei docenti di italiano non c'erano. C'erano docenti che avevano gusto di approfondire qualcosa. Oggi si avverte che devono avere un fondamento più scientifico i professori di italiano. I professori di francese, inglese, tedesco, russo ce l'hanno. Le scienze del linguaggio nella formazione del professore di italiano fino a 20 anni fa, fino agli anni 90 del Novecento, non c'erano. All'università bisognava andare a pescare un corso, un seminario di un professore che parlasse di fonologia dell'italiano, di sintassi dell'italiano. Tutto questo non c'era. C'è la letteratura italiana, studi la storia della letteratura. C'è anche la storia della lingua, fatta però in maniera possibile alla storia della letteratura, ma linguistica, in funzione di dare basi per poi fare di questa lingua nella scuola una materia forte per curare uno sviluppo particolare della lingua prima, non affidarsi solo all'uso quotidiano. Negli ultimi 20-30 anni ci siamo accorti che questo può portare dei danni gravissimi, di cui anzi già si vedono, forse anche in altri paesi, i risultati. Avvocati che non sanno scrivere le comparse commettono errori. Voi sapete che gli avvocati ritengono che sia lecito e corretto dire da egli, da ella. Perché nella scuola c'è un antico detto che lui, lei, loro non si devono mai usare, mai, né come soggetto e forse nemmeno mai. È una questione lunga e complessa. E chi rimuove queste da egli, da ella? Gli avvocati dicono: ma si può? Chiedo a voi se di fronte a una cosa del genere cosa dite, insomma, come se io dicessi da io. Egli ha solo funzione di soggetto, con da, con il con non si può usare, e tante tante altre cose. Dunque, la scuola, per quanto riguarda l'italiano come lingua prima, non è riuscita fino ad ora a dare a tutti una preparazione più forte, ma ha solo l'obiettivo questo insegnamento di evitare errori madornali di questo tipo o per la pronuncia. Ma la lingua prima, adesso trattiamola in termini più generali, in un panorama di plurilinguismo necessario, non solo di bilinguismo ma di plurilinguismo, la lingua prima che posto deve occupare? Anzi, si può parlare di una lingua prima? E qui il discorso andrebbe in troppe direzioni, devo semplificarlo per poi sentire il parere anche di altri, insomma. Lingua prima è quella che deve svolgere, almeno nei primi 20 anni, poi vi proietterò uno schema, chiedo alla collega De Santis che lo ha perfezionato proprio questa mattina di proiettarlo. Cosa possiamo intendere per lingua prima? Focalizzo su questo concetto perché le riflessioni andrebbero in 100 direzioni. Quella lingua con la quale entri nel mondo, ha citato qualche mio rigo, ve lo illustro, eccetera. Si entra nel mondo in un ambiente in cui si parla una lingua, la famiglia prevalentemente, il quartiere, la famiglia, insomma.
e dai primi giorni di vita l'individuo accoglie questi simboli, questo strumento, eccetera, e che si lega fortemente ai bisogni primari: fame, sete, affetto, sonno, dolori, piaceri, scherzo, gioco. E la lingua si lega ad emozioni forti ed è il sistema di simboli che corrisponde alle emozioni di vita. Si vorrebbe subito dire: ma se la famiglia è bilingue, è vero, è un argomento molto forte questo. Se ci sono i due genitori o comunque due persone di famiglia che parlano una lingua importante l'uno e l'altro, sì, ma perché si ottenga l'individuo bilingue attraverso queste esperienze, occorrerebbe che ognuno dei genitori o chi che sia parlassero quella lingua con le stesse funzioni, per gioco, per serietà, per severità, per parlare di tutto, nella stessa misura di ore, il tempo, con lo stesso tono di voce. Solo così le due lingue sarebbero presenti allo stesso, con la stessa forza nel cervello. Tutto avviene nel cervello dell'individuo, condizioni quasi irrealizzabili. E poi famiglia, e tu esci fuori e incontri prevalentemente persone che parlano un'altra lingua. Quindi i primi 5, 7, 8 anni sono legati all'uso prevalente di una lingua, anche in una famiglia bilingue o trilingue, perché si vive in quella lingua un complesso di esperienze automatiche, non sotto spiegazione grammaticale, automatiche. E quella è la lingua che mette radici più profonde dentro di te, che hai più pronta, anche senza aver studiato una parola di grammatica fino a 6 anni, e anche 10, secondo me, lo studio della grammatica non entra in questo discorso, perché è l'uso. A scuola si fanno altre operazioni su questa lingua, ma sostanzialmente c'è il rafforzamento dell'uso parlato e l'altra operazione gigantesca che è l'apprendimento della lettura e scrittura. Qui occorrono nozioni che vanno in molte direzioni. Guardate che l'invenzione della scrittura alfabetica o quasi alfabetica o comunque codificata è roba di 5, 6.000, 7.000 anni fa, un fatto recente rispetto allo sviluppo delle aree cerebrali predisposte per l'uso parlato della lingua. Sono ben note, eccetera, eccetera. Quindi cosa deve fare negli anni da 5, 6 a 10? Imparare bene a leggere e scrivere in una lingua, perché due lingue comportano rischi di confusione, eccetera. Infatti mi è interessato molto quello che ha detto il professor Arre, che in questo progetto francese si dice che prima dei 6 anni non c'è bisogno di spingere verso un'altra lingua, e che poi c'è un uso parlato, ma non la scrittura, eccetera. Quindi quante distinzioni bisogna fare, tenendo conto che viviamo in un mondo in cui bisogna prepararsi a usare più lingue e non trascurare la lingua inglese, che almeno per ora è la chiave per la comunicazione di vario tipo in tutto il mondo. Quindi è cambiata la situazione generale. Torniamo alla prima lingua. La prima lingua è quella che si lega alle emozioni infantili, legata alle voci delle persone che ci hanno amato, assistito, eccetera. L'amore? Emozioni comprendono tutto. L'amore, poi, l'amore familiare, l'amore personale, eccetera. Da 6 a 18-19 anni, quindi fino all'adolescenza piena, prima di entrare nella gioventù, è la scrittura, il canale della scrittura che ci mette in contatto con che cosa? Con cognizioni riflesse,
con concetti non quotidiani, con forme di pensiero che impegnano l'occhio. Guardate che l'uso dei sensi è legato all'uso della lingua. L'occhio ha una funzione fondamentale per il linguaggio scritto, perché permette di puntualizzare, soffermarsi su una parola, allontanarsi un po' e vedere un gruppo di parole e quindi cogliere un concetto proprio, spostarsi sulla superficie e quindi ampliare il campo di riflessione. Lo fa il nostro occhio legato al cervello. Quante cose deve fare la scuola su una lingua che è quella vissuta, ma diventa anche studiata. Si arriva così più o meno intorno ai 10, 11, 12 anni allo studio della grammatica. La bestia nera nella scuola, la materia secondo queste esperienze fallimentari più noiosa e più inutile secondo alcuni. No, qui c'è da capire perché si studia grammatica. Fino a 10 anni non serve, perché è tutto un allenamento diretto del canale visivo e manuale, non di tastiera, di mano che scioltamente disegna i caratteri e imprime questa forma scritta nel cervello. Poi, se vogliamo essere capaci di comprendere e produrre testi più complessi di cui c'è bisogno per entrare nel mondo, allora ho bisogno di capire il meccanismo della lingua, perché sia nel comprendere e ricostruire i meccanismi di quello che leggo in testi complessi, sia per comporre testi, devo sapere manovrare il meccanismo. Quindi lo studio della grammatica è indispensabile, va condotto in tanti modi diversi da quelli tradizionali, però è indispensabile perché ci dà la chiave per capire le varietà d'uso della lingua, non solo la differenza tra il parlato e lo scritto, ma dei vari tipi di testo, da come è scritto il codice civile, come si scrive un saggio, come si scrive un racconto o una poesia, sempre nella stessa lingua. C'è tutta una modalità diversa rispetto al tipo standard, al sistema della lingua stessa. Quindi devo fare per 8 anni buoni, quanti se ne corrono tra la prima media, diciamo così, e l'uscita dal sistema scolare, per studiare la differenza tra sistema linguistico e tipi di testo. Questo ci dà un possesso forte di quella lingua che è già più fortemente radicata in me, che è vissuta ma è anche studiata, perché studiare la lingua che vivo è più facile che studiare i meccanismi, le varietà d'uso di una lingua che non vivo. Mi servirà in seguito per il lavoro, per gli studi universitari, eccetera. Sarà importantissima la seconda, terza lingua, eccetera, ma quella che fino a 18-19 anni io vivo mi permette di capire il linguaggio. Chi esce dalla scuola con i 13 anni di scolarizzazione, in Italia 19 anni, vogliono abbreviarlo questo percorso, è un grave errore, bisognerebbe allungarlo. Deve avere chiara coscienza e padronanza di questo strumento che è il linguaggio verbale. E la conquista prima da fare, in modo consapevole e naturalmente sapendolo usare, ma che cos'è il linguaggio verbale? C'è un libro, professor Agelli, L'uomo di parole, dice tutto già con il titolo. La specie umana si è caratterizzata con lo sviluppo della facoltà simbolica orale, con i suoni che escono dalla trachea, muovendo la lingua, eccetera, eccetera. Una scoperta che l'Homo sapiens ha fatto su se stesso. Poi con la scrittura si è dotato di questo strumento legato più all'occhio e alla mano che non alla voce, e quindi deve avere padronanza
e conoscenza riflessa di questa dotazione personale, quella legata alla prima lingua. In Italia è una lingua che ha anche un patrimonio di cultura sedimentato e quindi è aperta a tutte le possibilità. Naturalmente questa base deve servire per facilitare lo studio, l'apprendimento, la padronanza delle altre lingue. Non è contro, ma prepara poi a un apprendimento più consapevole ed eventualmente, cambiando le condizioni di vita, il luogo di vita, l'ambiente, il tipo di lavoro, può diventare la seconda lingua più importante per i bisogni personali della prima, o anche una terza, a parte i casi di chi parla 20 lingue, a quei casi sono molto particolari. 20 lingue e alcuni dialetti italiani, come avete sentito all'inizio del discorso. Va bene, allora, come possiamo ragionare su questa quantità di problemi di sviluppo delle capacità linguistiche dell'individuo del mondo moderno, specialmente nelle aree di sviluppo maggiore, con uno schema che purtroppo non sono riuscita a proiettare. Allora lo disegno. Sì, allora l'ho copiato e insomma lo potete vedere. Mi dispiace, vabbè, cercheremo di mandarlo. Allora lo disegniamo, forse se con un pennarello lo ripasso, è più breve spiegare quel disegno che non aggiungere altre impressioni. Vicino la lavagna? Sì, o vengo io? C'è un pennarello, sì. Lo disegno. Noi viviamo in uno spazio di cultura, spazio geografico, insomma, di cultura e di lingua. Qual è la condizione tipica di un italiano, ma vale anche per tante altre persone, ha citato tanti casi di questa lingua. In Italia esistono anche i dialetti, gli idiomi locali, belli, saporiti, importanti da studiare, utili da parlare per chi lo ha appreso, se con qualcun altro che lo conosce. Allora, disegniamo un po' delle coordinate spaziali. Alla nascita, se in famiglia o nel quartiere si parla il bolognese, il torinese, l'abruzzese, il calabrese, quello che sia, l'individuo sente, si parla abbondantemente in famiglia, e questo è ancora abbastanza frequente, e certamente sente e prende spunto da questa lingua, che di solito però non ha uno standard scritto. Quando imparerà a leggere e scrivere non troverà facilmente da leggere, se le poesie si scrivono, ma non c'è uno standard scritto. È una discriminante tra gli idiomi locali, nel senso di dialetti italiani, e le altre lingue più o meno estese, ma che hanno uno standard scritto. Poi c'è la lingua prima che stiamo definendo, in Italia, l'italiano. Anche per coloro che vengono da altri paesi, da bambini o in famiglia hanno altre lingue, immersi nell'ambiente italiano, hanno bisogno di imparare, di saper usare e studiare, come ho già detto, l'italiano. Quanto spazio gli vogliamo dare? Questa è come ampiezza di superficie lo spazio che vogliamo dedicare all'italiano. Ma in un mondo di pure lingue bisogna sapere usare altre lingue e cominciare a 6, a 8, in vari modi, una seconda lingua. E diciamo pure che questa seconda lingua è oggi in molta parte del mondo l'inglese. Quindi ci sarà uno spazio, prima saranno filastrocche, canzoncine, poi un po' di lettura che non deve disturbare la capacità di leggere la lingua prima. Attenzione, qui dobbiamo pianificare un po'.
prima di tutto una terza. Perché? Perché non dobbiamo dare l'impressione che in tutta la sua vita avrà due lingue. Deve aprirsi una terza, una quarta, una quinta, secondo i bisogni, secondo il piacere, si intende. Ma una terza lingua dà una specie di tridimensionalità, concetto di lingua, la sensazione che abbiamo una lingua. Altrimenti sono troppi i discorsi di studia bene l'inglese perché dovrai andare in una banca a Londra, magari, perché dovrai fare il medico e devi parlare in inglese, eccetera. La pressione è tale per cui sembra che italiano e inglese basta. No, una terza lingua. Alla quale dedicheremo uno spazio minore. Quindi, per uno è l'idioma locale. L'idioma locale. L1, L2, L3, che altro bisogna aggiungere in termini di linguaggi questa volta, non proprio lingue, linguaggi numerici e grafici, matematica, geometria e altri linguaggi numerici, digitali, eccetera, che non si esprimono solo in parole, ma anche in altri segni. Quindi c'è da pensare ai linguaggi e affidiamoli uno spazio notevole, non troppo ampio perché poi si vedrà se fa l'ingegnere, l'informatico, oppure mi basta quello che ha imparato a scuola. E che altro ci può essere? Beh, io ho lasciato nel disegnare uno spazio che nel biografico non c'è, perché mi ha fatto molto piacere sentire la professora Gente parlare in Europa di latino e greco. Infatti, in un grafico precedente che avevo elaborato e anche pubblicato tempo fa, lasciavo uno spazio per lingue classiche, non per amore sviscerato, ma perché queste lingue sono la base delle culture europee, di ogni tipo, e le ritroviamo dentro le lingue, in tutto quello strato di lessico prevalentemente, ma anche di sintassi, che è il più difficile da conquistare. La sintassi complessa, noi riusciamo a dominarla se abbiamo studiato in una delle lingue morte, nella maniera più pedante, se volete, certi congegni, proprio in laboratorio, come si costruisce il periodo ipotetico, come si costruiva la frase concessiva in latino, eccetera. È un esercizio e il greco ha una sua funzione. Quindi reintroduco in questa versione uno spazio, naturalmente da gestire in maniera molto diversa dalla didattica attuale di queste lingue, che non ci fanno capire l'importanza del latino e del greco, basterebbe capire quanto latino c'è nell'inglese, quanto ortografia latina c'è nell'inglese. Chi impara la parola action e la pronuncia eccetera non sa come si scrive. Se conosce il latino si poi impara che si scrive action, ma così come action si scrive action, essendo il latino actio action passato attraverso il francese, impara l'ortografia dell'inglese. Vabbè, quindi ha una funzione lo studio delle lingue classiche. Mettiamoci allora anche c'è altro da mettere? Sì, c'è ancora un altro linguaggio, a parte la danza, la musica, eccetera, sono linguaggi, qui stiamo parlando di linguaggi che si esprimono con parole e segni come le parole, più o meno. Sapresti qual è l'altro linguaggio che noi apprendiamo facilmente, poco studio, insomma, ascoltate, la segnaletica. Non solo quella stradale, ma ci sono tanti segni che servono, che indicano momenti, situazioni, eccetera, a cui vengono dalle macchine. Per esempio questo segno qui, ormai sappiamo tutti,
scritto magari on, off, ma non c'è nemmeno più scritto. Beh, questo bisogna fare. Quindi la segnaletica da quella stradale a quella delle macchine è un linguaggio che dobbiamo imparare. Quindi mettiamo l'ultimo. Una riflessione e concludo. Questa è l'esperienza che noi da zero a per qui dovrebbe essere finita, basta, non andiamo a cercare altro, non lasciamo. Gli altri linguaggi sono importanti, la danza, la musica. Riflettiamo un po' cosa ci può dire uno schemaccio del genere, che da 0 a 19 anni, dico 19 perché è la tappa dell'istruzione scolastica in Italia, siamo immersi in tanti linguaggi e ogni linguaggio ha un'area di apertura, di proiezione più o meno ampia. Partiamo da questi. La segnaletica ormai è universale, almeno su questa terra. Sapete che si è tentato di inventare dei segnali per comunicare con gli extraterrestri, eccetera. Quella è una super segnaletica. La segnaletica è valida in tutto il mondo, è quella stradale, dei congegni meccanici, elettronici, eccetera. È universale davvero, insomma, abbastanza. Quindi vale in tutto il mondo. I numeri e i grafici, la geometria o i grafici o alcuni segni, eccetera, sono universali, specialmente i numeri arabi ormai sono diventati, quindi valgono in tutto il mondo. Latino, greco all'interno delle lingue, però valgono la conoscenza di queste due lingue relativa, limitata, specialmente lessico, un po' di sintassi, vale tutte le lingue europee. Orientali, centrali e occidentali, perché il russo è scritto con caratteri che derivano dal greco e poi è imprevuto di parole, di lessico intellettuale accentuato in tutta l'Europa. Quindi anche questa certa conoscenza ci facilita il movimento nell'ambito. Poi una lingua 3 è la conoscenza per gusti, perché può essere il tedesco, il russo, l'arabo, il cinese, e oggi c'è una scelta notevole. La lingua 2 oggi è l'inglese, su questo non c'è dubbio, ciò che non si riunisce di una certa conoscenza, visto che dobbiamo fare progetti per i prossimi 20 anni, 30 anni, la cosa riguarda. O i prossimi 10. E la lingua 1 mi ha permesso di entrare nel mondo in modo personale. Studiando bene la grammatica, le varietà d'uso, quindi più formale, meno formale, più tecnico, più comune, eccetera. Queste differenze poi riguardano tutte le altre lingue, ma io non posso imparare meglio sulla lingua di cui conosco i valori, gli effetti, eccetera. Un po' di storia. Bisogna pur sapere, ma questo meccanismo con il testo, da dove viene, come è formato, un pizzico di storia della propria lingua è importante. E il patrimonio letterario. È vero che in quella lingua sono stati scritti trattati di filosofia, di diritto, di medicina, eccetera, ma la funzione propriamente letteraria della lingua prima è importante, perché è il campo, quello della letteratura, in prosa, in poesia, in cui le energie della lingua si sono manifestate più liberamente, specialmente in poesia. Non avere un'esperienza ben condotta nel campo della letteratura della propria lingua significa non avere una sensazione piena di che cos'è una lingua. Tra l'altro la poesia va imparata a memoria, non è un'operazione banale da bambinetti, eccetera, perché la poesia me la devo portare con me sempre, serve per interpretare i miei stati d'animo con le parole di quel poeta in qualsiasi momento. Io la paragono, cosa che mi farà
sorridere, e spero di sorridere, alla bottiglietta d'acqua. Noi ormai ci portiamo la bottiglietta d'acqua perché sempre bisogna bere, bere, bere. Bevo un momento che ho sete, la poesia, ho imparato a memoria alcune poesie, brani di poesia, eccetera, sto aspettando l'aereo, il treno, so che fare, guardo se piove o non piove, mi torna a mente quell'espressione per interpretare quel mio stato d'animo. Quindi nella lingua 1 bisogna che ci sia la varietà d'uso, la grammatica esplicita, varietà, grammatica esplicita, perché conoscere tutti i giochi delle parole è fondamentale. Poi la storia, ma insomma, da dove viene questa dotazione che ho ricevuto, e la letteratura. Questa esperienza in questi quattro, su questi quattro aspetti la devo poter fare bene nella lingua prima, per poter poi applicare tutto questo a tutte le altre lingue. La conclusione è questa: perché schiacciare entro i 18, 19, 20 anni tutte le richieste possibili, come avviene rispetto della vendita delle lingue, soprattutto nel caso dell'inglese, insomma, è talmente chiaro l'effetto che può avere la parlanza dell'inglese per viaggiare, cioè, alla vostra età, che uno pensa solo a approfondire quella lingua. Quando non farete più esperienze di questo genere, magari approfondirete l'inglese, il tedesco, il finlandese, l'ungherese, certo, io conosco tante persone che dopo i 24-25 anni, che avendo avuto un contratto di lavoro o un posto fisso altrove, si studiano bene la grammatica di quella lingua, non ristudiano mai più la lingua italiana. Ma non perché italiana nazionalisticamente definita o francese o quello che sia, la lingua con la quale sei nel 90% dei casi entrato nel mondo, che hai vissuto fino a 18-19 anni con la lingua vissuta, ed è lì che devi trarre tutti i succhi possibili dell'uso e della conoscenza diversa di che cos'è il linguaggio verbale. In ogni paese sarà diverso, giusto, e non è nemmeno l'equivalenza una lingua, uno stato, un paese, no, i confini sono approssimativi, però sostanzialmente c'è una lingua con la quale tu hai scoperto il mondo. Allora, visto che, e questa è la conclusione, la vita umana si è allungata, su questo non c'è dubbio, mentre prima in quei programmi di formazione facevano per i primi 10, 12, 15 anni, a 15 anni, 150 anni fa, basta, l'istruzione finiva per in più, a 12, 13 anni, 14 anni, nemmeno. Visto che la vita si è allungata e che io posso pianificare la mia formazione linguistica in modo più ricco, occorre un primo progetto per i primi 18-20 anni. Poi cosa rifai? Che studi fai? Di portata mondiale? E allora la lingua mondiale oggi è l'inglese, approfondirai, arricchirai, andrai a vivere le esperienze, ma ti servirai di queste conoscenze e esperienze per applicare un'altra lingua. E poi una terza, semmai. La vita si è allungata, quindi occorrono programmi di formazione linguistica successivi per poter rispondere a quel bisogno di larga disponibilità di linguaggio, senza comprimere però le funzioni che deve avere una lingua, almeno questo è un indirizzo, può variare da casa a casa, ma una lingua entro i primi 18-20 anni. Io non so quanto questo schema sia utile per riflettere, certo per esporre delle idee, ogni schema è ancora. E non so quali possano essere le impressioni, i commenti, i giudizi, fate finta che non ci siano.
di una delle persone che ha la più ampia visione e sensazione delle lingue del mondo oggi. È arrivato a Bologna. Basta. Possiamo aprire la discussione? Chiedo scusa, se ci sono domande? Sì. Avevo una domanda per il signore. Sì, vuole venire? Le porto. O viene o. Le porto il microfono. Voce, no? Almeno per le mie orecchie che sono un po'. Non funziona? Venga quella avanti, venga. Allora, je demandais à monsieur Agege pourquoi avoir choisi de faire votre présentation en italien plutôt qu'en français. Vuol dire che avrei dovuto scegliere l'italiano perché il francese perché l'italiano è totalmente brutto? No. ho scelto di parlare italiano qui perché è un'abitudine che ho in tutti i paesi dove sono invitato, parlo la lingua del paese. A Pechino parlo in cinese, a Tokyo parlo in giapponese, nei paesi arabofoni parlo in arabo. Quindi la mia attitudine è una maniera simbolica di difendere la diversità contro la tirannia inaccettabile dell'inglese. Naturalmente quando sono invitato in un paese anglofono, purtroppo sono obbligato di sommettermi, parlo l'inglese e dico I'm talking in English because I have no choice. Però quando posso scegliere, evito sistematicamente questa maledetta lingua tirannica. Perché la diffusione mondiale di questa lingua potrebbe finalmente, se noi non tentiamo di reagire, matare la diversità. La diversità è la mia felicità, è la storia della mia vita. Quindi non posso amare l'inglese. L'impiego quando non posso scegliere un'altra lingua, però in tutti i paesi, e questa è la mia risposta alla sua domanda, ho parlato in italiano perché qui si parla italiano. Che altra lingua avrebbe voluto che impiegassi? Francese. No, perché era un modo poco cortese di imporre la mia lingua materna, o una delle mie lingue materne. Quindi vedo bene che lei lo parla bene, avrebbe voluto. Probabilmente lei avrebbe voluto sentirmi parlare francese, perché studia francese, no? Sono vestito. È francese. Come? È francese. Bon, évidemment, j'aurais très bien pu m'en produire en français, mais invité en Italie, c'était complètement exclu, non seulement parce que beaucoup d'Italiens ne comprennent pas le français ou le comprennent mal, mais aussi parce que c'est pour moi un pli que j'ai pris depuis très longtemps de parler dans tous les pays où je suis invité uniquement la langue du pays et jamais une autre langue et surtout pas l'anglais. Ci sono altre domande, magari reazioni alle diverse proposte che sono state fatte dai nostri ospiti rispetto a un ideale percorso curricolo di educazione linguistica multilingue? Vorrei dire, posso aiutare? Prego. C'è una cosa che vorrei aiutare, sono studenti di linguistica? Ci sono anche studenti liceali, vero? Oggi ci sono alcuni studenti liceali, altri studenti di linguistica? Sì. Se ci sono qui studenti o persone che non sarebbero studenti che si sono occupati più o meno di linguistica nel corso della sua biografia, vorrei fare un'osservazione che ho recentemente fatto e adesso ho il progetto di pubblicare un libro su questo soggetto. Penso che la dittatura dell'inglese e anche in linguistica la dittatura della sintassi. Capiscono? Sì. Per me
La sintassi non è una componente prima della lingua, è la conseguenza del sviluppamento lineare della parola in una linea fra il locutore e l'uditore. Quindi io, nella mia concezione teorica della linguistica, non ho mai dato alla sintassi un'importanza tanto grande. Però Chomsky, i suoi discepoli l'hanno fatto, e io considero che la tirannia della sintassi è lo stesso più o meno della tirannia dell'inglese. È una cosa che non avete mai sentito, però io sono sviluppando questo tema. Le lingue che sono solo il mistero che si situa fra una idea o una volontà di dire qualcosa che ha un contenuto semantico e la maniera di convertire questa idea in una forma che si chiama la morfologia, con la fonetica che è una parte inclusa nella morfologia. Quindi io vedo che quando studio le lingue più tento di dissipare il loro mistero, più s'affittisce, come si dice? Si affittisce. Però il nostro dovere di linguista professionale, un dovere tragicamente difficile quando lo prendiamo seriamente, è di spiegare questo. In questo, fra la morfologia, studio delle forme, e la semantica, studio del contenuto di queste forme, la situazione della sintassi esaltata, esageratamente fatta in componente primaria da Chomsky e i suoi discepoli, è quasi nulla, o penso, e questa è una vista che penso che è un po' nuova, la svilupperò dopo. La sintassi non è una componente primaria delle lingue, è sempre un'applicazione sequenziale della ripartizione delle parole nella catena parlata. Le parti profondamente linguistiche della linguistica, della lingua, sono la morfologia e la semantica. Io propongo una morfosemantica che mi sembra essere la verità delle lingue, contrariamente alla scuola chomskiana che ci ha tirannizzato con la sua dittatura da sintassi con la sintassi. È una di più fra le oppressioni americane. C'è una cosa che volevo dire domani, che è piuttosto un poco tecnico, qui non sono molto tecnico. No, ma invece è una bella provocazione. Qualcuno vuole reagire alla provocazione? Ci ha messo in difficoltà, come siamo noi due che siamo un po' simpaticisti, ma non alla maniera di Chomsky. No, alla maniera di Tenier. Molto bene. Questo mi fa piacere, abbiamo colto la provocazione, ma l'abbiamo scontata perché la sintassi, come l'ha imposta questo studioso francese, fondatore della grammatica valenziale, è una sintassi molto semplice. E per questo sufficiente, è fortemente semantizzata. Tenier non ha avuto fortuna perché no. Ho pubblicato sopra al momento stesso quando Chomsky cominciava a essere diffuso nel mondo. Quindi la storia del tenierismo, per disegnare così, è una cosa drammatica. È poco conosciuto, sono molto contento che lei lo conosca. Però ha aperto la mente. Era una sintassi poco oppressiva, certo. Contrariamente a Cristiano. La via europea, posso? Diciamo, alla sintassi. Io è d'obbligo mio cogliere un'altra provocazione. Come voi sapete, la censura inglese, insegno lingua inglese in Italia da circa più di 30 anni. E insomma, chi mi conosce non crede che io sostengo la dittatura dell'inglese, anzi promuovo soprattutto il multilinguismo. Comunque mi sembra c'è una cosa che mi interessa magari sapere da voi, perché una delle altre dittature, se ho capito bene, è quella di considerare una lingua coterminata in qualche modo alla nazione,
Allora, insegnando l'inglese mi trovo in una situazione un po' diversa, perché l'inglese non è più lingua cultura solo inglese, è molto di più, e anzi una lingua franca, quindi si è dislocato in qualche modo fit, mi viene a dire, la parola in inglese, fra lingua e nazione. Mi sembra che questo potrebbe essere un tema diverso, interessante. La diffusione dell'inglese deve molto al snobismo degli europei. Io penso che è una cosa che non è a votare, non spero che si farà così, però se gli Stati Uniti conoscessero una decadenza economica e politica enorme, o se il loro potere fosse destinato alla scomparsa, gli europei continuerebbero a imporre l'inglese, perché sono loro che impongono l'inglese, molto più degli americani. Lo snobismo europeo di imporre l'inglese, contrariamente alla proposizione di molti intellettuali americani, che sono coscienti di una cosa che io ho osservato, che mi hanno detto i miei colleghi di università americane: la diffusione dell'inglese ci imprigiona in una prigione americana, ignorando il resto del mondo. Sì, anche inglese. Abbiamo cessato d'essere coscienti alla sinfonia dei suoni stranieri, per parlare di questo. Sì, da questo punto di vista anche, diciamo, la Brexit e tutto quello che comporta in realtà molto probabilmente non avrà conseguenze anche negli equilibri tra lingue nell'Unione Europea, perché l'inglese, la fortuna dell'inglese è legata più alla forza del modello americano. E vorrei anche, mentre siamo in Italia, vorrei fare un poco di polemica, spero che non sarà un gesto poco diplomatico, però forse sanno che in una città tan celebre, tan storicamente enorme che è Venezia, la Ca' Foscari, il palazzo dove si insegna la linguistica all'Università di Venezia, è abitato da linguisti che sono tutti formalisti tunisiani. Non cito nomi, sono molto conosciuti, sono tutti i veneziani, i linguisti che insegnano la linguistica a Venezia, alla Ca' Foscari, questa meraviglia di palazzo veneziano, sono tunisiani. Non dico più. Della parola, non penso che siano, per tempo, come dire, una distinzione saussuriana molto conosciuta tra langue e parole, non penso che pertenescono alla lingua, pertenescono alla parola, perché nella parola parliamo, come lo faccio io adesso, parliamo secondo una successione di suoni abitati da contenuto semantico, quindi dare alla sintassi, come l'ha fatto Chomsky e come hanno fatto i suoi discepoli, una tale importanza, mi sembra una tradizione, una mancanza di fedeltà all'essenza del linguaggio. Sono totalmente opposto. Ci sono strutture sintattiche, però non si può parlare con strutture sintattiche, si parla con la morfologia e con la semantica, con un contenuto espresso da forme articolate e sentite, o nel caso dei sordimuti, con gesti che hanno il contenuto lo stesso, e i sordimuti è solo il
la materia d'espressione che non è orale, che è gestuale, e cambia il verso lo stesso. Questo è il fondo della linguaggio. Per impiegare purtroppo una parola inglese, the gist of English. The gist, the gist. In questa visione, la sintassi è quasi non presente nella mia concezione. Scusa, non mi sono spiegata bene. La mia domanda era questa: se per caso non ci sia stato in questa dittatura della sintassi anche una dittatura delle lingue e cultura molte in greco e in latino che si è imposta secolarmente nelle nostre scuole, nelle scuole europee. Questo è il principio del prevalere della sintassi rispetto allo studio scolastico del latino e del greco, dove a scuola si insiste molto sulla sintassi. Lo scoglio nel tradurre un testo latino e greco era la sintassi. Ecco, perché è un'impostazione errata di quelle lingue. Devo dire che non so dove prendi questa idea. Io, contrariamente a ciò che dici, osservo che ciò che si è insegnato durante secoli e secoli nell'Occidente sono la morfologia, la semantica, molto meno la sintassi. Chomsky ha potuto apparire come un innovatore, come apportando una cosa nuova, perché ha sviluppato lo studio della sintassi, però se l'ha fatto era perché almeno nel cosiddetto strutturalismo americano erano studiando la morfologia, la semantica, però la fonetica, però molto poco la sintassi. Non sono sicuro che la sintassi sia stata studiata che lei lo sottolinea in Europa. Il latino e il greco sono lingue cui morfologia è stata molto studiata e non conosco grandi opere di scrittori latini e greci che siano consacrate alla sintassi. La morfologia sì, fonetica ancora più, però sintassi è una cosa nuova. E per questa ragione Chomsky ha potuto apparire come un innovatore perché ha introdotto lo studio della sintassi che era ignorato perché, e la mia spiegazione, non è importante. Il ragazzo, la ragazza, i bambini, i piccoli hanno a un'età molto precoce già una morfologia e una capacità di esprimere il senso della morfologia lungo prima di avere acquistato una sintassi. La sintassi, la costruzione delle frasi, è una cosa che si apprende molto più tardi. Posso cogliere l'occasione per porgere a lui, ma nello stesso tempo, questa distinzione tra una sintassi elementare e una sintassi accresciuta di importanza da alcune correnti di studio mi convince molto, perché occupandomi di questo modello insieme con la collega che ha scritto, sapete, proprio un libro, Cos'è la grammatica valenziana, quindi mettendo al centro questo linguista francese, Vicente Tenier, ragiono per uso mio in questi termini. La struttura essenziale del nucleo della frase è semplice, deriva dal significato del verbo ed è spontanea, viene prodotta. Quel livello complicato della sintassi è in realtà prodotto dell'uso già a tavolino della lingua, dei primi prosatori greci e poi latini, non so, ebraici o di altre lingue, che hanno cominciato a creare per ragioni varie, eccetera, una sintassi complicata a tavolino. Le subordinate sono sostanzialmente delle coordinate in cui un anello ha cambiato la congiunzione
e ha complicato poi il modo verbale, eccetera. Quindi a scuola poi, per lo studio del latino e del greco, si è insistito molto, o perlomeno è diventato uno spauracchio la sintassi, mentre bastava la conoscenza della sintassi, della frase semplice, del nucleo, che è molto semantica, e poi rendersi conto che le subordinate finali, causali, concessive, i periodi ipotetici, eccetera, sono tutto un congegno costruito a tavolino da smontare, da conoscere, perché non ne possiamo fare a meno. Ma non è questo spauracchio, questo feticcio da dominare, eccetera. La linea della grammatica valenziale, il modello valenziale, smonta questa predominanza della sintassi complicata, che diventa un fatto testuale, non naturale, stilistico, non necessario. Sì, sono d'accordo, però vorrei aggiungere un'altra idea che mi è ispirata da questo che ho sentito. La sintassi contro cui sono battagliando, mi battendo molto fortemente, ha un'importanza in certe lingue, o per generalizzare, le teorie dipendono in una grande misura delle lingue materne, delle linguistiche che costruiscono. In Cina, per esempio, io parlo per esempio in cinese, una lingua che ho studiato molto tempo fa, in cinese senza sintassi non si può spiegare niente. Perché? Perché è una lingua senza morfologia. Una lingua nella quale non c'è nessuna coniugazione, nessuna declinazione, i verbi sono assolutamente invariabili, i nomi anche, e l'unico modo per dare una funzione ai componenti della frase è l'ordine delle parole. L'ordine delle parole è, lo riconosco, una parte essenziale della sintassi. La sintassi tratta fra altri domani l'ordine delle parole, ciò che io chiamo in francese la séquence, la sequenza, si può dire la sequenza, è una cosa che fa parte ovviamente della sintassi. Però questo si applica a certe lingue, è vero per il cinese, per il thailandese, per il vietnamita, per il birmano, per le lingue monosillabiche dall'Asia del sud-est. Però in molte altre lingue, come il finlandese, il georgiano, il caucaso, le lingue meridionali, molte lingue bantù di Africa, che hanno una morfologia molto molto sviluppata, contrariamente alle lingue d'Asia del sud-est, che sono lingue senza morfologia, la sintassi è molto meno importante. Perché? Perché le funzioni sono indicate dalle flessioni delle parole. Le lingue non flessionali, nelle quali non ci sono declinazioni né coniugazioni, sono lingue che sono obbligate di designare le funzioni per l'ordine delle parole, perché non hanno né prefissi né suffissi, niente che possa esprimere le funzioni. Quindi la sintassi in queste lingue prende l'importanza. Nelle altre lingue è una componente secondaria. C'erano altre domande? Mi sembrava di aver visto una mano alzata. Si vous avez d'autres questions, vous très bien les poser en français.
siccome lei lo dice con molta attenzione e convinzione, credo di aver capito l'origine di questa sua giusta convinzione, che però non trova la spiegazione nella predominanza assoluta della sintassi. Dipende, dipende dall'esperienza fatta prevalentemente a scuola o nello studio successivo universitario del latino e del greco, cioè di testi nei quali era complicata la sintassi, ma quella è una realtà testuale, non grammaticale. Siamo al livello di come il sicolo antonio o una tradizione di scrittura rende complicato questo livello. Cicerone, senza rifare tutti i passaggi di collegamenti, è impossibile. Siccome dominato lo studio del latino, si esce dall'idea che senza saper ricostruire quei legami profondi, nascosti, complicati, eccetera, non conosci una lingua. Ma è l'effetto Cicerone. Ben noto, trasferito all'italiano. Nel 500, una parentesi di storia della lingua italiana, non essendoci la forza di uno stato nascente, quello che sia, l'italiano si è affermato per potenza dei modelli letterari, Dante, Petrarca, Boccaccio, poi qualcun altro, Ariosto, Machiavelli, eccetera. Nel 500 nasce la necessità di riflettere sulla lingua e ci sono alcuni grammatici italiani o scrittori italiani che fanno confronti con le altre lingue e si rendono conto che il francese, incarnato largamente in uno stato con cannoni e flotte, lo dicono, ha una potenza che l'italiano non ha. Cosa dicono? Soprattutto Bembo, che teorizza queste cose. Dobbiamo ispirarci ai grandi modelli latini, a Cicerone. Nasce il ciceronianismo, che non è grammatica ma è stile di testi, come forma assoluta e perfetta del linguaggio. Allora, a scuola ti propongono questo e uno ha l'idea che la lingua è tutta lì, è nella sintassi, ma quello è stile di Cicerone, ma questo è documentato. Ecco la sua impressione. In realtà la sintassi, nessuno meglio di chi conosce 20 lingue ha potuto dire no, sono lingue di cui non serve a nulla. Infatti nel latino prodotto della Chiesa, della Chiesa, la sintassi quasi non è più un problema, il problema lo è giustamente la Consecutio Tempore in Cicerone. Cicerone della Chiesa, i Vangeli, è molto più immediata la comprensione, non c'è bisogno di rifarsi L'insegnamento di queste lingue, soprattutto del latino, ha derivato canoni linguistici da forme testuali. Perché in Italia si è detto questo dal 500 in poi, lo dice Bembo in una pagina del suo libro famoso, Prosa al Volgarismo, di lì nasce una corrente, il ciceronianismo, trasferita all'italiano, che ha reso la scrittura dell'italiano difficile da tradurre nelle altre lingue. Ognuno di noi ha avuto questa esperienza. Ci dicono i traduttori, scrivete semplice perché l'inglese, il tedesco, che può sembrare una lingua difficile, ha una sintassi più facile, macrosintassi più facile. Semplificavo l'italiano per farlo tradurre in tedesco e mi scrivevano, è troppo complicato. Ma come? In Italia sarebbe da bambini in questa lingua. No, ecco l'effetto del ciceronianismo. Mi permetterà di non rispondere alla sua relazione, che mi piace molto, sono d'accordo, però non voglio parlare in termini di generazioni perché mi voglio un ordine molto giovane, quindi non penso in termini di generazioni. Come potrei conquistare gli studenti se mi presento come un vecchio, no? Quanto alla sintassi di origine nordamericana, la sua importanza contemporanea, io direi che implicitamente e qualche volta esplicitamente
questo metodo, questa maniera di studiare, di interpretare i fatti di lingue è totalmente normalista. È un insegnamento normalista delle lingue, direttamente opposto a ciò che facciamo noi come linguisti professionali, che osserviamo i fatti senza imporre una concezione corretta di ciò che si deve o non si deve dire. La sintassi è un domani nel quale si può asteriscare, porre asterische alle frasi che non sono prodotte dalla macchina a tradurre. E questo è l'origine del giudiziario. Nella morfologia ci sono forme a imparare, o si imparano, però non c'è errore possibile, o è una violazione delle forme. In sintassi, le frasi che sono proposte da Chomsky e sui discepoli sono molto spesso presentate come possibilità corrette e escludono le possibilità incorrette che non sono prodotte dalla macchina, del meccanismo di Chomsky. Quindi io associo i modelli formalista e linguistica con la concezione normalista delle lingue, che è direttamente opposta alle lingue. Se posso aggiungere una piccola tessera, nella nostra tradizione grammaticale, in effetti fino a tutto l'Ottocento la sintassi non c'era nelle nostre grammatiche d'italiano, era assente, perché era considerata soprattutto la sintassi della frase complessa, di pertinenza della retorica, quindi nel campo della retorica, ed era giusto, perché lì uno poteva scegliere il genere di testo da scrivere, mentre è diventato parte essenziale della lingua in quanto tale. Sicuramente poi la creazione anche della scuola pubblica è obbligatoria, quindi l'insegnamento in italiano ha creato anche l'esigenza di grammatiche descrittive finalizzate anche alla traduzione dal verso le lingue classiche, e questo ovviamente ha significato ampliare la parte che permetteva di accedere a quei testi classici, in particolare i testi appunto di Cicerone, che hanno formato il canone, in un certo senso, anche dell'analisi grammaticale e logica. Se non ci sono altre domande, scusate la voce, e direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti, ringrazio anche voi per l'attenzione. Se tutto è andato a buon fine, abbiamo registrato l'intervento e quindi vi comunicheremo poi l'indirizzo al quale sarà possibile riascoltarlo, se non rivederlo, perché la telecamera è collocata di fronte al camino e quindi sappiamo quanto. Vorrei trarre da quest'ultima fase dell'incontro una riflessione. La maggiore flessibilità di idee e disponibilità a spiegare, a trovare sempre spiegazioni più efficaci è presente in chi conosce più lingue. Chi conosce ipoteticamente una sola lingua crede che solo quella sia la forma giusta per esprimere. Chi, e ne abbiamo un esempio davanti, ma non perché sia davanti, è stata una sorpresa anche per me da qualche ora di conoscerlo direttamente. Più lingue hai, più sei flessibile a spiegare, aperto a spiegare fenomeni linguistici con maggiore elasticità e quindi con maggiore rispondenza al funzionamento vero delle lingue. Bene, un'occasione. L'atteggiamento normativo sicuramente non caratterizza questa tavolata. Beh, questo lo dobbiamo a chi ha organizzato questo incontro. Qui mi fermo. Grazie.